Niente applausi per me, ma per il cantante che vi è. Signori, per la prima volta ai microfoni di Gran Varietà, Enzo Iannacci. Buongiorno Enzo, benvenuto a Gran Varietà. Benvenuto. No, 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 no. Grazie. Grazie, lo so, questo è d'obbligo ringraziare. No, dico benvenuto veramente perché è la prima volta che tu vieni a Gran Varietà. Oddio, ti sei fatto un po' desiderare, eh? Non so se è colpa della nostra organizzazione, credo che ti abbiano cercato varie volte, ma tu non so per quali motivi non sei potuto. Io credo che mi abbiano cercato. Ah, visto, ecco. Cioè, in effetti mi hanno cercato, mi hanno anche trovato. Io certe volte riesco a fare dei viaggi, ma veramente per me è molto difficile spiegarti questa cosa. Io ho cercato di venire a Roma, sì. ma non sono riuscito. È difficile arrivare. Ma come è difficile? Ma perché è difficile? Perché scusa. Io sono uno che non va in aeroplano, sono uno che non usa l'automobile perché non so, non mi porta. Ho cercato qualcuno che mi portasse a Roma, non mi hanno portato. Ma uno chiede, dice, come si fa ad andare a Roma? Ecco. Come? Prova! A Milano a chiedere, scusi, come si fa ad andare a Roma? Come si fa ad andare a Roma? E ti dico, non so, treno. No, a me veramente non è successo. È successo che mi hanno detto, mi hanno riso in faccia. Io non sono uno che mi hanno beffeggiato perché chiedevo, scusi, io vorrei andare a Roma. Che non sono uno, non pratico proprio. Ma loro dico, lo sapranno. Loro forse sono pratici, ma non niente. Non te lo volevano dire proprio. Insomma, tu non sapevi dove era Roma, come si facesse? No, dare carte. Ho cercato di fare di indirizzarmi, ho fatto venire anche un amico qui, guardi, verrà appena, infatti adesso mi hanno portato, mi sono venuti a prendere. Ah, ti hanno portato questa volta. Portato. Perciò tu non sai nemmeno bene dove ti hanno portato, sai che sei a Roma. No, so che... Ecco, beh, è interessante che tu sia arrivato qui, questo è l'importante. È una specie di Milano con scritto fuori Roma, mi pare. Sì, uguale, sì, no, più o meno, sì, la città anche questa, fatta di case. Senti, parlami un po' della tua attività. Noi sappiamo che tu soprattutto ti dedichi al cabaret, vero? Sì, abbiamo degli spettacolini che montiamo a Milano, che giriamo. Poi ho un mio spettacolino da solista, no? Che forse porterò a Roma. Quando trovi Roma di nuovo, perché adesso l'hai trovata. Sì, ormai hai visto, ma no, sono riuscito tramite il mio amico Sellani, che lui viene sempre a Roma. Mi ha portato lui. Allora approfitti di questo fatto per... Mi ha veramente dice, guarda, io so dov'è. Affermato, perché lui è di Sinigallia, però dice che sa tutto, sa anche dove è Roma. Conosce la gente. Senti, Enzo, cosa ci canti stamattina? Questa cosa qui che è un po' come uno slogan, sono imbarazzatissimo di questa strana popolarità che ha avuto. Come strana popolarità? Ma sì, tu ce l'hai da un pezzo, ma proprio... Ah, ma tu perché si vede che mi stai a ascoltare, sei uno dei 10 che hanno comprato i dischi. No, ma questa canzone di cui ti parlavo, che è Vengo anch'io, no tu no, tengo a precisare che... Vengo anch'io, no tu no. Sì, e questa canzone qui mi dà un certo imbarazzo perché veramente trovo che ha un... Non è che ha un successo, niente, si ricordano e la gente dice, mi trova... Vengo anch'io, io devo sempre rispondere no tu no, veramente no. Sei costretto, no? Ti giuro. E che se non rispondi mi manca malissimo, quindi. No, poi rispondere sì tu sì, niente, sono stato preso a schiaffi. Ti giuro, è una cosa creato... Va bene Enzo, allora noi ti ascoltiamo molto volentieri. Ciao Enzo, a ciao, te il microfono e grazie infinite di essere intervenuto. Molto gentile, grazie.